Dalla lettera ai Romani, capitolo 13, versetto 8-14. Prima di tutto la carità. Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole. Perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti il precetto: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare, e qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. Pieno di compimento della legge è l'amore. Questo voi farete, consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quanto diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, non in mezzo a cozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, vedete, è la lettera che San Paolo invia ai Romani, perché le comunità hanno sempre bisogno di aiuto, hanno sempre bisogno di insegnamenti, e questi insegnamenti vengono, ecco, soltanto dalla parola del Signore, perché Lui è il Maestro, Lui è verità, Lui è la via, Lui è la vita, Lui è tutto. E gli apostoli hanno appreso tutti gli insegnamenti del Maestro, il loro Maestro, Gesù Cristo. Ecco, questa lettera che San Paolo invia ai Romani li invita, ecco, a comportarsi come piace a Dio. Innanzitutto, ecco, nella comunità si chiede un amore vicendevole, cioè amatevi gli uni gli altri, perché il comandamento che racchiude tutti i comandamenti davanti al Signore è quello che amerai il tuo prossimo come te stesso. Forse, ecco, in questo mondo tante volte viene, ecco, difficile a mettere in pratica la parola del Signore, ma chi ha conosciuto il Signore, chi ha la fede, ecco, e mette in pratica la parola del Signore, riesce a fare tutto ciò, perché nulla è difficile se noi lo vogliamo, se noi lo desideriamo. Diventa tutto difficile quando le cose non si fanno con amore, ecco, non si fanno con il cuore, si fanno perché le fanno gli altri, lo faccio pure io, ma non c'è quell'impegno vero, santo, che l'amore è il compimento di tutto e di tutti. Questo è l'insegnamento che ha dato Gesù prima di tutto ai suoi apostoli, perché quello voleva il Signore Gesù da coloro che ha scelto, da coloro che ha chiamato. Dovete portare l'amore, dovete insegnare ad amare, dovete insegnare ad aprire i cuori, quelli chiusi, quelli pietrificati, quelli che non riescono a comprendere, quelli che sono chiusi in loro stessi, che amano soltanto e specificamente le cose umane e terrene del mondo. Ma non è questa la via che ci insegna il Signore.
La via che ci insegna il Signore è quella che dobbiamo prendere, la strada dell'amore, della vita, della salvezza. Questo desidera il Signore da ognuno di noi. E poi il resto lo farà Lui. Non dobbiamo essere, ecco, causa di litigi. Non dobbiamo essere causa di quelli che mettono gli uni contro gli altri. Perché questo lavoro lo fa il male, lo fa Satana, questo lavoro. Il Signore unisce, il male separa. Ci riesce tante volte perché riesce ad entrare in quella fessura debole di quella persona senza che se ne rendano conto. Il male entra come vuole, quando vuole, se noi lasciamo spazio al male. Quando viene a mancare l'amore verso il prossimo, significa che non ci stiamo comportando come piace a Dio, e allora il male ne approfitta. Dice: questo la pensa come me, quindi adesso lo uso per mettere gli uni contro gli altri, lo uso per fare guerra, lo uso, ecco, per portare, ecco, alla schiavitù, ecco, coloro che lo stanno ad ascoltare. Allora cerchiamo, ecco, di esaminare bene la parola del Signore e la parola che si usa nel mondo. Sono due cose, c'è un abisso, c'è la luce del giorno e le tenebre della notte. Noi abbiamo scelto la luce, vogliamo vivere nella luce, vogliamo portare la luce, non vogliamo portare le tenebre, non vogliamo portare la tristezza nel cuore delle persone, ma vogliamo portare l'amore, la gioia che il Signore ci dona a noi per portarla al nostro prossimo. Allora così possiamo piacere a Dio. Dobbiamo essere quelli che buttano acqua sul fuoco, non quelli che buttano qualcosa che incendia sempre di più. Così non saremo vicini al Signore se noi provochiamo tutto questo. Dobbiamo portare amore, non dobbiamo portare distruzione. La distruzione la sta portando il male nel mondo, e vedete tutto quello che sta accadendo. Il terzo segreto di Fatima, ci ha detto la Madonna, è in atto, e non è che si svolge tutto dalla mattina alla sera, tutto piano piano arriverà dappertutto quello che ha detto nel terzo segreto, ecco, la Madonna. Sapete vedere quando è una bella giornata, quando esce il sole? Sapete vedere quando oggi non è un giorno positivo perché piove, perché il cielo si è oscurato e non sappiamo riconoscere i tempi che stiamo vivendo? Questi tempi qua non si conoscono. Vedete che il mondo sta cambiando in negativo, non in positivo. Tutto in negativo sta cambiando. Non c'è niente di positivo. Il male sta operando alla grande nel mondo. Il Signore lo sta permettendo. Perché nel mondo ci deve stare un discernimento. Chi vuole seguire la luce e chi vuole seguire le tenebre. Questo sta accadendo nel mondo. La Madonna ci ha detto in tanti messaggi, tante volte, delle cose che dovevano accadere nel mondo. Come si sarebbero, ecco, avverate queste cose e confermate. Ma noi non sempre, ecco, ci ricordiamo o facciamo lettura spesso dei messaggi che la Madonna ci ha donato. Noi stiamo vivendo tutto, si sta avvicinando tutto, si sta confermando tutto, però attenzione, tutto questo è lentamente. Lentamente farà il giro del mondo quello che sta accadendo in questo momento in Marocco, la Libia, poco tempo fa in Turchia, tanti stati dell'America che ci sono fiamme che non si possono spegnere, cioè piano piano arriverà dappertutto. Quando la Madonna dice fatevi trovare pronti, siate pronti, uno per affrontare, un altro per salire in cielo, dobbiamo essere pronti per salvare le nostre anime. Perché prima o dopo questo accadrà, non è che stiamo qui per sempre, prima o dopo accadrà,
Allora, se la Madonna ci avvisa delle cose che sta vivendo l'umanità e tutte queste cose si confermeranno man mano, giorno dopo giorno, noi dobbiamo essere pronti. Non dobbiamo essere come quelle vergini che erano senza olio, sono tornate indietro per trovare, per comprare l'olio, e quando sono tornate hanno trovato la porta chiusa. Erano entrate soltanto quelle che avevano la lampada accesa. C'è la fede, hanno saputo aspettare fino all'ultimo momento, si sono fatti trovare pronti e sono entrate nella gloria, ecco, del Signore. Chiusa la porta, sono arrivati gli altri che avevano le lampade spente, quelli che avevano una fede che vacillava. Oggi c'è la fede, domani non ce l'ho, domani la penso così, domani la penso con là. Ecco, questi cambiamenti che abbiamo, ecco, nel mondo tutti i giorni, perché non c'è la perseveranza nel credere e avere fede in Gesù Cristo. Non c'è questa perseveranza. Oggi crediamo, domani accade qualcosa che ci colpisce, abbiamo una prova e ci dimentichiamo, ecco, di Gesù Cristo. La nostra fede vacilla e non ci facciamo trovare pronti nei momenti che il Signore ci vuole portare con Lui. Quindi tutto questo che sta accadendo nel mondo è un monito per tutti quanti noi. Non è che colpisce solo questi posti lontano, piano piano, vedete, povera gente che stanno dentro le tende, 12-13 persone senza cibo, senza mangiare, senza niente, aspettando che qualcuno gli porta qualcosa. Ecco, questa gente già sta vivendo la purificazione. Arriverà anche a noi questa purificazione, tutti dobbiamo essere purificati, perché tutti quanti abbiamo bisogno di purificazione. E il Signore già ha incominciato nel mondo, sta purificando il mondo. Quindi cerchiamo di farci trovare pronte a tutto quello che può accadere in un momento che non ce lo aspettiamo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Rosso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi i tuoi lacrimi, i tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o Pio, dolce Vergine Maria, Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.